Allora, volevo farvi vedere l'outfit. Vabbè, lasciamo stare il trucco perché non sono, diciamo, non avevo voglia di truccarmi. Comunque, velocemente ho questa felpa. Poi la gonna. Adesso non so se la gonna, i leggings e le scarpe. E siamo andati nei supermercati, uno da Moreno e uno dai cinesi, ma siccome non potevo riprendere perché hanno messo i foglietti, poi erano lì che controllavano, non fare le foto, non fare i video, e alla fine non sono riuscita. Però vabbè. Comunque ho messo su queste scarpe qua. Che è da tanto che non me le metto. Volevo farvi vedere cosa ho comprato da Moreno. Pochissime cose. Questo video lo voglio far andare prima perché siccome ci sono qualche cosina di Halloween, volevo, diciamo, farlo prima, cioè ve lo metto prima. In bocca. Allora, ho preso questo qui, lo volevo provare, salva verdure e frutta. Praticamente dovrebbe tenere, credo, la frutta e la verdura. Lo voglio provare e vi farò sapere. L'ho pagato 1,50 euro. Questo qua che metti sotto, poi metti sopra il tovagliolo, dovrebbe resistere di più la verdura dentro nel frigo. Almeno credo. Poi ho preso le candele, perché io sono pazza delle candele profumate. Io ho preso 3 candele a 1 euro, cioè 1 euro 3 candele. Ho preso questa qua, la vaniglia, non so se si vede. Fatte così, scusate le mie unghie, ma non l'ho fatta. Poi questo qui tropicale rosso. Sì, ma dovete sentire l'odore. L'odore è buonissimo, ma molto buono. E blue, tipo mirtillo, credo, non lo so, non so più o meno. Però vabbè, 1 euro 3 li vorrei provare e vedere come sono. Vi farò sapere. Poi ho preso questa qui che mi serviva, infatti ho preso le cose di più utili che mi servivano e ho speso totale 10,50 euro. Comunque, questo mi serviva perché ne ho uno, ma siccome devo consumare tutte le altre, allora volevo, diciamo, prendere anche questo. Questo è costato un po' troppo, 4,90 euro. È costato molto di più, però c'è dentro la candela e questo sa di vaniglia e questo qua che si scioglie. Infatti, ne ho lì altri che devo consumare. Qui c'è la scritta, mi piaceva la scritta, l'ho preso azzurro. Ce n'erano tanti colori. Comunque, keep relax and enjoy lavender, qualcosa del genere. Però era carino e allora l'ho voluto comprare. E per finire, vi spoilerò qualcosa, ma quest'anno farò 3 trucchi di make-up diversi per Halloween. Che ovviamente le vedete su il 29 o il 30. Praticamente prima di Halloween vedete sui miei video che farò per Halloween, che sono 3 trucchi, 3 make-up. Io sono fissata con questo trucco, 3 make-up. Per cui aspettate le cose belle. Ho preso questi qui, i trucchi tipo maschere a 1 euro. Perché mi serviva un colore
mi serviva un colore di questi, ma non vi dico niente perché voglio lasciarvi in dubbio che cosa combino. Li ho presi per provare perché mi serviva un colore e siccome non ce l'ho qui, ho voluto prendere questo e vediamo se, come sono, spero giusti e ottimi. Questo è per Halloween. Invece, per l'ultima cosa, questo qui di 2 euro che praticamente è tipo una plastilina lì, non so più o meno come si dice. Che tu attacchi o sulla faccia o sul braccio e fai diciamo dei, come si dice, queste cose qua, praticamente dei tagli per realistico. Questo. Sacchettino. Di Moreno. In totale scontati, no, non erano scontati. Questo qua. Per cui questi erano gli acquisti. E basta. Però. Fanno impazzire. Niente. Continuate a vedere il video. Vlog. Per il momento ho preso solo queste cose. Poi se ne ho altri acquisti vi farò vedere. Va bene. Niente, basta, non ho niente da dire. Vi faccio sapere se siete curiosi di questo. Non lo so, vi farò sapere. Chiudo così il video vlog, questa volta lo faccio durare poco. Volevo sapere da voi se preferite vlog tipo corti così, cioè praticamente le cose che non faccio, diciamo così in poco tempo, faccio più cose, o se preferite quello che faccio, diciamo, in tutti questi.
cioè in un giorno. Io preferisco video lunghi perché così almeno vi faccio vedere cosa faccio in, diciamo, in tutto il giorno. Questi sono video brevi. Niente, oggi è una bella giornata. Questo è il fuori. Fatemi sapere.